Questa è la ruota che Ezechiele disse di aver visto. Questi sono oggetti volanti non identificati che gente di oggi asserisce di aver visto. Sono la prova dell'esistenza di una forma progredita di vita e cultura su altri corpi celesti, oppure che altro sono? L'aeronautica militare degli Stati Uniti si è assunto il compito di investigare su questa misteriosa materia per giungere alla verità. Ciò che state per vedere sono estratti d'archivio del progetto Blue Book, documenti di una ricerca ormai ventennale. Bambini, camminate. Cosa c'è? Di chiusura, ragazzi. Se volete prendere l'ultima teleferica avete solo 10 minuti. Ehi, chi paga? Pago io. Speravo di farle vedere la California dal cielo, sergente. Non importa, maggiore, a me piacciono anche le nuvole. Per fortuna ha un carattere accomodante. E se no, come potrei lavorare al progetto Blue Book? Non le basta fare dei bei viaggi? E senza spendere un soldo? È un ragazzo fortunato, Harry. Maggiore, vogliamo atterrare? Ai suoi ordini, sergente. Grazie. Anche da piccolo mi piaceva tanto andare in giostra. Umore? E poi dicono che non piove mai in California. Non lo diranno più. Stamattina ho letto sul giornale che hanno avuto 26 pollici di pioggia quest'anno, come dire due piedi. Sì, lo so. 3 piedi di neve a Dayton e qualche ora dopo 2 piedi di pioggia. Io speravo di abbronzarmi. Sta bene l'abbronzatura quando si hanno gli occhi azzurri. Certo. Guardi Gary Grant. Eccomi. La signora Emma Smith? Sono io. Maggiore Gatlin e sergente Fitz del progetto Blue Book. Ah, li aspettavo, vogliono accomodarsi? Grazie. Torna subito in casa, è cattivo. Un certo capitano Morrison mi ha avvertita del loro arrivo. E l'ufficiale ha detto alle relazioni pubbliche in questa zona.
Che bravo. Si seggano, signori. Grazie. Grazie. Ah, e loro hanno fatto questo lungo viaggio dall'Idaho soltanto per me? Dall'Ohio, signora, da Dayton. Oh, poverini, ma è ancora più lontano. Veramente ci saremmo venuti comunque per un altro impegno. Meno male. Il capitano Morrison a letto del suo avvistamento e ci ha chiamati per fare un'inchiesta. Un'inchiesta? Ma è emozionante. Gradirei per un goccio di caffè o anche dei buoni biscottini al cinnamomo? No, grazie, abbiamo appena pranzato. Mi dicano allora su cosa vogliono fare l'inchiesta. Abbiamo letto del suo avvistamento sul giornale, ma vorremmo sapere da lei qualcosa di più. Ci provo. Dunque, era notte. La cosa è avvenuta un mesetto fa. Io ero fuori con Marvin e Sidney, i miei cagnolini. Mi ricordo che era appena finito lo show di Johnny Carson, perciò era piuttosto tardi, ma sa, io soffro di insonnia, purtroppo. Ed eravamo vicino al lago artificiale, quando io sentii uno strano rumore. Marvin e Sidney si innervosirono subito. Scomparire nel buio diventava sempre più piccolo fino a sembrare la stellina di Natale. Me ne sarei andata via con loro. Mi avevano invitata, veramente. Chi l'aveva invitata? Quegli esseri. Ricevetti il loro messaggio. Con le luci quella bella macchina parlava. Mi volevano a bordo. Ma come potevo fare? Ho capito, e poi? E poi, 2 settimane più tardi, 2 uomini suonarono alla porta. Persone così gentili. Non potevano che appartenere a un altro pianeta. Mi sta dicendo che quei 2 non erano esseri umani? Uomini venusiani, quindi non di questa terra. O almeno così le hanno detto? No, per la verità non l'hanno detto con chiarezza. Ma io l'ho capito ugualmente. Combinazione, quel giorno mi sentivo tanto giù. Pensavo al mio povero marito scomparso 3 anni prima. Avevo preparato uno spuntino ai cani, Marvin e Sidney, quando il campanello suonò.
Buongiorno, come stai, Emma Smith? Possiamo entrare? Tu stavi aspettando noi. Siamo venuti. Ti abbiamo vista questa notte dall'oblò della nave spaziale. Con le luci ti abbiamo parlato, sperando che capissi i segnali. Sì, sì. Con quei segnali volevate che venissi con voi, vero? Sì, hai capito, Emma Smith. Volevamo condurti via. Tu sei una donna buona. Per la tua bontà avrai un premio. Sarai tu stessa a sceglierlo. Quale premio vuoi ricevere che ti ripaghi delle sofferenze che hai avuto? Tuo marito, forse? Kenneth, voi potete restituirmi mio marito? Noi possiamo portare da lui te, Emma Smith, perché Kenneth è felice dov'è. Oh, ditemi per favore, dove si trova? Egli è vivo e ti aspetta sul pianeta Venere. Partiamo subito. Bisogna avere pazienza, Emma Smith. Per giungere su Venere occorrono molti mesi di viaggio. Che somma le hanno chiesto, signora Smith? No, non volevano denaro da me. Non per loro stessi, almeno. Ma le hanno detto che avevano delle spese. Beh, sì, naturale. Ma loro li hanno conosciuti per caso? Si direbbe. No, purtroppo. Speriamo presto. Prosegue. Bene. Mi chiesero denaro terrestre per comprare cibari e abiti speciali per me. E anche un apparecchio per respirare. Fino a quando mi sarò acclimatata all'atmosfera di Venere, che è più fine della nostra. E a quanto ammontano le spese? Io dissi loro che avevo in banca $40,000 di depositi ed essi dissero che bastavano. Credo bene che bastavano. E poiché il denaro che si usa sulla Terra non mi servirà mai più, mi chiesero di ritirarlo tutto quanto. Al cambio avrebbero pensato loro. Eh già, perché va cambiato in Atme e valuta interplanetaria. Com'è quel nome? Atme. È la moneta in corso sul pianeta Venere. Vale molto più della nostra, eh? Si figuri che con $100 si prende una sola Atma venusiana. Signora Smith, come è morto suo marito? Ah, non è morto. È scomparso e basta. Uscì un pomeriggio 3 anni or sono per comprarsi una scatola di sigari. E da allora, poverino, è scomparso. Li ha ritirati poi i soldi in banca? Guardi che combinazione! Ho chiuso il mio conto proprio stamattina. Ho un assegno circolare di $40,000. Perché circolare? Perché così Ghist e Mallon li vogliono. Facili da incassare. Come ha detto che si chiamano? Oh, non gliel'avevo detto, che stupida. Si sono presentati coi nomi di Ghist e Mallon. Sono un po' stravaganti, vero? Ma d'altronde i nomi terrestri a loro faranno la stessa impressione. Le hanno dato un appuntamento? Sono qui domattina alle 9. E la sera del 6 maggio, col plenilunio, appena Venere appare nel firmamento, partiamo. Signora Smith, vorremmo esserci anche noi domattina. Non vorranno cercare di impedire a Ghist e Mallon di portarmi dal mio Kenneth. Vogliamo solo essere qui quando vengono. Non so se è giusto. Mi hanno detto che non è ancora il momento per loro di farsi conoscere dai terrestri. Io ho dato la mia parola. Ci terremo molto. Oh, che sciocca, non ci pensavo. Eppure è facile intuire il perché. Lor signori sono ufficiali d'aviazione, vero? Io sottufficiale. Vorranno dare uno sguardo alla cosmonave Venusi, eh? Già. Sì, il sergente Cook. Viene subito, maggiore. Grazie. Ha detto che veniva subito. Lo conosce da tanto, questo Cook? È stato mio compagno di corso a... Sì, parli con Jackie Etrin, Bill. Come stai? Benone. E tu che fai? Bravo. Senti, mi è capitato un caso fra capo e collo che riguarda più te di me. Una vecchia signora si è trovata 2 venusiani alla porta, leggi i truffatori. Sì, proprio questo. Puoi trovarti con noi domattina al 22:17 Lakeview, diciamo verso le 8:30? Sei un amico. A domani. Si è fatta l'ora delle follie mondane, maggiore.
Ce la facciamo una capatina in centro in caccia di emozioni? Per emozioni cosa intende? E qui suonano i Charles Angels. È un buon complesso. Alle 11:30 domani c'è il meeting spaziale. E alle 9 abbiamo appuntamento con i venusiani. Mi dispiace, ma il suo Charlie suonerà senza di me. Che puntualità! Dove siete atterrati questa volta? Il comandante della nostra cosmonave conosce le mappe terrestri come quelle del pianeta Venere. Siete sicuri che nessuno vi abbia veduto? Sicurissimi, Emma Smith. Abbiamo usato i raggi dell'invisibilità come sempre durante le nostre visite sulla Terra. Così eravate invisibili. Possiamo sin d'ora comunicarti, Emma Smith, che i funzionari di Venere hanno approvato la tua venuta. Ma Kenneth lo sa? Lo sa. Ti fa sapere che ti aspetta con molta impazienza. Oddio, ma quando partiremo per Venere? Sai già che partiremo il 6° giorno di maggio del calendario terrestre. Hai preparato il denaro, Emma Smith? Ah, sì, ma quanto volevate per le spese? La somma fissata è 40.000 delle vostre monete, cioè dollari. Se ve li do, voi mi portate su Venere e da Kenneth. Nel tempo occorrente alla cosmonave Venusia sarai da lui. Vi presento i funzionari della mia banca, il signor Gatling e il signor Fitz. Ma Smith, tu hai mancato all'impegno di segretezza che avevi con noi. Non per colpa sua. Noi curiamo gli interessi della signora da molti anni e poiché l'ha prelevato il suo deposito, volevamo chiederle il perché. Ma siamo qui per un'altra ragione anche. Ci dice quale sistema di propulsione usate? Interstellar Ramjet. Che tempi di percorrenza avete? Ci mettiamo 4 mesi del vostro tempo. Ma guarda, io so che usando il sistema propulsivo Ramjet potete viaggiare quasi alla velocità della luce. Perciò ci sono 2 giorni di viaggio. Dobbiamo andare via. Emma Smith, devi promettere che manterrai il segreto totale su di noi. Sì, signor Gist. Io sono una povera vecchia che ha vissuto da sola troppo a lungo. Troppo. Con l'affetto di 2 cani e basta. Però non sono una stupida. Ingenua sì, ma non stupida. Le domande che questi signori hanno fatto si riferivano a cose che non capisco. Ma una cosa l'ho capita bene, ed è che loro non hanno risposto. Non sono funzionari di banca costoro. No, aviazione militare. Perciò non potete darci fastidi, signori. Io invece posso. Dipartimento di polizia di Los Angeles. Altre domande? Maggiore, che cosa fareste voi del Blue Book se foste di fronte a prove concrete, a prove inconfutabili di un'incursione da altri pianeti? Lo ammettereste? Non potremmo negarlo. No, ma potreste occultarle. Da ben 5 anni io mi sforzo non di occultare, ma di rivelare. È il mio lavoro. Non c'è nulla da nascondere. La nostra filosofia è il positivismo. Vogliamo provare, non negare i fenomeni. Magari avessimo le prove di una vita extraterrestre. Lei chiede la parola? Maggiore, la mia domanda verte sull'ora siderale. Sempre che la cosa vi riguardi, vorrei sapere come calcolate matematicamente la differenza di 4 minuti fra l'ora siderale e quella terrestre. È più materia del sergente Fitz questa. Forza. Il maggiore Gatling è troppo modesto. Come astrofisico, è in grado di rispondere a questa domanda in un batter d'occhio. Dal canto mio mi attengo all'ora terrestre, la quale mi dice che adesso sono le 12:32, cioè l'ora in cui di solito i terrestri vanno a pranzo. Che ne dite? Maggiore, ci concederebbe un momento? In privato. Sì, con piacere. Io sono Mike Kirby e lui è Dave Chapman. Voi chiamate avvistamento vedere un UFO. Beh, noi 2 settimane fa ne abbiamo avvistato uno. E non ne avete parlato finora? Già, è così. Sì, ma se abbiamo taciuto c'è una buona ragione. Lui scrive per il cinema e io sono il suo agente. Per chi è coinvolto in questo ambiente è una cosa difficilissima trovare chi creda una simile storia. Che dovessimo dirlo a qualcuno lo sapevamo però. Oggi abbiamo conosciuto voi e lo diciamo a voi. Bene, siamo lieti di ascoltarvi. Verreste a casa mia domattina? Vi faremo trovare anche le 2 ragazze che erano con noi.
Sì, d'accordo. Grazie, le do l'indirizzo. 176 Plaza Terras. È sulla panoramica. Ci vediamo alle 9. Bene. Grazie. A domani. Oh, scusate. Meno male, sergente, che non è ancora andato a pranzo. È una fortuna, eh? Le spiego cosa ho fatto. Ho chiesto al computer i dati della differenza oraria. In un minuto li vediamo insieme. Le va? Certo che mi va. Ah, magnifico. Ci vediamo dopo pranzo. Dopo cena. Ecco. Le prime cifre sono quelle dell'impostazione programmatica dell'ordinatore. Ho memorizzato i dati dell'ora siderale e... Come le costruiranno queste case a perpendicolo? Con ottimismo. Buongiorno, signori. Prego, accomodatevi. Grazie. Mike? Salve. Buongiorno a entrambi. Vi presento. Le signorine Cindy Carroll e Francine Rose. Buongiorno. Il maggiore Gatlin e il sergente Fitz. Buongiorno. Sono del progetto Blue Book. Ne ho sentito parlare. Lavorano tutte e due nel mio ufficio. C'è una vista niente male da quassù. Sì, è fuori mano, ma dopo tutto vale il viaggio. Vi offro qualcosa da bere? No, grazie. Siamo contenti che abbiate deciso di venire. Ne dubitava. Potevate averci presi per visionari. Non abbiamo giudizi precostituiti. Lo adoperiamo? Ma poi il nastro registrato a che cosa vi serve? Serve come documento. Viene messo in un archivio cui hanno accesso soltanto i tecnici militari. A me sta bene. A te? Racconti tu, Mike. Come vuoi. Dunque, noi quattro, due settimane fa, siamo andati a Springs a fare il weekend. Domenica sera stavamo per tornare, quando qualcuno ha detto: perché non andiamo a cena su al Belvedere? Pigliamo la teleferica. Va detto che nessuno di noi c'era mai stato. Dopo cena andiamo nel bar dello chalet. E siamo gli ultimi del locale quando il barista dice che è ora di chiudere. Chi paga? Pago io. Che succede? Ehi! Santo cielo! C'è il terremoto! Scappiamo! Mike, ho paura! Ah! Ah! Dio mio, è la fine del mondo! Ah, cos'è quella luce? Fermata. Manca la corrente.
cos'è? Con noi, vuole ucciderci! Se n'è andato. Tallonò per 5 minuti almeno mentre scendevamo. Furono i 5 minuti peggiori della nostra vita. Alla fine, per fortuna, si stancò e scomparve nella notte. Noi però eravamo mezzi morti dallo spavento. Non c'erano testimoni oltre voi e il barista? Non lo sappiamo, ma chiunque fosse stato là quella notte non poteva fare a meno di vedere quella macchina e di sentirla. Faceva un rumore d'inferno. Ora vi consegneremo un questionario che riempirete ognuno per conto suo. Date risposte il più possibile dettagliate. Ciascuno faccia poi un disegno dell'UFO a modo suo. Sono passate 2 settimane. Che prove ci saranno ormai? Parleremo col barista e con altri testimoni eventuali. Poi cercheremo le prove fisiche del fatto. Dipende dalle prove che ci crediate o no. Non siamo qui per esprimere opinioni. Siamo qui per scoprire cosa avete visto quella notte. Io pensavo che voi del Blue Book, maggiore, foste portati piuttosto a demolire le testimonianze. Sarebbe più difficile. Più difficile? Provate a riflettere. È dimostrabile solo ciò che è avvenuto, ciò che non è avvenuto, no. La palissiano. È contrario all'idea che venga anch'io? No, per nulla. Però venga con la sua macchina, noi potremmo farla molto lunga. Mi scusi la domanda, maggiore. La notizia verrà divulgata alla stampa? Se non lo farete voi, no. Salve, mi riconosce? Vorremmo dirle una parola. Adesso ho da fare, non è il momento. Ce la sbrigheremo la svelta. Senta, io non so niente. Niente, chiaro? Io la capisco, ma non vogliamo procurarle noi. Un paio di domande e basta. Pensaci tu, Morri. Si seggano qui. Il signor Kirby ci ha raccontato il fatto successo 2 settimane fa. Io lo dico, ma vi avverto. Se le mie parole vengono riportate, io nego tutto. Era un disco volante. Non c'è dubbio al mondo. Qual è la finestra che si è rotta? Questa grande. L'indomani abbiamo cambiato il vetro. Chi c'era qui oltre lei, il signor Kirby e i suoi amici? Il manovratore della teleferica, ma lui non era qui nello chalet. Ormai il locale era sgombro. Se quel manovratore non era qui, dove poteva essere? Alla teleferica. No, non c'era, ho dovuto aprire le porte da me. Beh, comunque, la mattina dopo si è licenziato e non si è più visto. Lei gli ha parlato dopo quel fatto? No, le ho detto che non l'ho più visto. Ci può dire come si chiama e dove abita? Ray Lucas, Joshua Tree Residence, ma non credo che lo troverete. Bisogna che torni al banco. Ma prima vi ricordo che se mi chiedono qualcosa, io nego tutto. L'indice si muove, è un valore molto basso. Tracce di bruciato ci sono, ma poche. Dal camino possono uscire delle faville? C'è un reticolo che fa da schermo, ma non è detto che basti. Ipotesi. La neve è in parte squagliata. Sì, infatti, l'avevo notato anch'io.
L'esterno della cabina sembra ridipinto da poco. Il vetro qua e là ha delle inclinature e c'è l'effetto arcobaleno. Che vuol dire? Le piccole inclinature del vetro possono essere causate da compressione atmosferica, esposizione al calore o tempeste di sabbia. L'effetto arcobaleno lo dà il surriscaldamento. Come dire che ogni fatto ha una spiegazione logica, volendo. Volendo. Harry, sento gli operai della manutenzione per la vernice della cabina. L'aspetto poi in macchina con le scartoffie. Sì. Posso aiutarla, maggiore? In questa fase no. Suonerò alla porta di tutte le ville. Deve averlo visto chiunque abbia messo il naso fuori dalla finestra. La terremo informata. D'accordo, allora io me ne ritorno a Los Angeles. Maggiore, mi dica se la mia è una sensazione sbagliata. Il barista ha paura, ma ha ammesso di averlo visto anche lui, quell'ordigno. Ma se non si trovano le prove, è una fregatura. Io ci ho fatto l'abitudine, però la speranza ce l'ho sempre. Gli alberi non dovrebbero avere le foglie. La capisco. Stavamo parlando di Ray Lucas. Quel Lucas ha traslocato 2 settimane fa. Ha fatto fagotto al mattino presto, così, su 2 piedi. E aveva 3 settimane di fitto pagato. Le ha spiegato perché andava via? Non mi ha neanche detto crepa. Ha inforcato quel bidone di moto che ha ed è scomparso. Comunque, è strano. Cosa, signor Crogan? Sono stato lì a guardarlo e dagli sbandamenti della moto avrei giurato che era sbronzo. È uno che beve? Una volta sì, ma da quando lavorava alla teleferica aveva smesso. Da più di 6 mesi. L'aveva promesso e non ha più bevuto un goccio che è un goccio. Per i cascarci deve essergli toccato qualcosa di spiacevole. Le ha lasciato il nuovo indirizzo? Sì, sì, mi ha scritto qualche giorno fa. E mi ha dato l'indirizzo per avere la posta. Abita in un posto a Santa Barbara. Può darci l'indirizzo? Sì, vado a prenderlo, ce l'ho in casa. Mi sbrigo in un attimo. Sergente, gli alberi non dovrebbero avere le foglie. Bella questa costa, sergente? Ah, sì, bellissima. Non ne ho viste molte io di spiagge da bambino. In South Carolina non hai il mare? Ce l'ha, ma a 5 ore di macchina da casa mia. Un'estate sono stato 15 giorni al mare, tutto qui. Avevo 8 anni. Ah, non ci credo. Ne avrò avuti 9. Ma non mettevo in dubbio l'età. Ah, scusi, torni indietro. Andiamo a farci un bagno? Negativo, sergente. Agli ordini. Per me guidare in su o guidare in giù è lo stesso. Ha visto qui in terza pagina? Uno sceneggiatore cinematografico, il suo agente vede una macchina spaziale. C'è un'intervista con Kirby e Chapman. Come mai pensa che abbiano divulgato la storia? Non me lo spiego, non volevano che si sapesse. Salve, tutto bene? Sì, benissimo. Si può vedere il signor Chapman? Beh, ecco, veramente, ora non è in ufficio. Quando sarà di ritorno? Non dovrebbe tardare molto, maggiore. Vuole aspettarlo? Sì, preferisco. Può accomodarsi là. Grazie. Ho i notiziari freschi freschi, se interessano. Su cosa? I nuovi film e gli ultimi scandali. Tutto ciò che vi farebbe gola sapere, ma che non osate chiedere. Molto gentile, signorina. Si figuri. Stia a sentire. David Chapman ha appena chiuso l'accordo di produzione per Mike Kirby, che sceneggerà un film sul tema dell'avvistamento di un UFO, esperienza da essi realmente vissuta. Fa per caso riferimento al Blue Book? Secondo Kirby e Chapman, il maggiore Jake Gatlin, il sergente Harry Fitz, i 2 autorevoli inquirenti del progetto Blue Book, hanno dichiarato che le prove esaminate sono positive e perciò convalidano la verità dell'avvistamento. Signorina Ross. Sì? Abbiamo urgenza di vedere il signor Chapman. Mi dica dov'è, per favore. Ho paura di non poterglielo dire, maggiore. So che non può, però lo fa, vero?
Maggiore, sergente, lieto di vedervi. Davvero? Stia a sentire, maggiore. No, sentite voi. Chi vi ha autorizzati a diramare quelle notizie alla stampa? Avevamo il diritto di farlo. Quello di raccontare la storia, ma non quello di farvi portavoce dell'aviazione militare degli Stati Uniti. In un certo senso è colpa vostra. Mi dica in quale senso. Noi volevamo stare zitti, ma quando abbiamo parlato con voi, siamo stati presi sul serio. Tant'è vero che avete avviato l'indagine. Perché non dirlo al pubblico, visto che ci credevate voi? Avete pubblicato una fandonia. L'esame delle prove non è ancora concluso. Il progetto Blue Book non ha a che vedere con l'industria dello spettacolo. Che ne pensiate? Mi scusi, maggiore, è vero, io ho fatto un contratto, ma i film si fanno in questo modo. Nella vita accadono cose strane. Qualcuno ci scrive un libro, altri ci fanno su un film. È chiaro che la cosa vi suona falsa, ma vi assicuro che quella storia non è un'invenzione. È tutto sacrosantamente vero. Il barista l'ha confermato, no? Ma non è ancora la conferma che abbiate visto davvero un UFO. Che cosa hanno detto i vostri esperti degli esami? Non abbiamo ancora i risultati. Vorrei poter rimediare la gaffe con voi. Siete gente di spettacolo e sapete come rimediare. Mi spieghi. Scriverà il finale quando saremo alla fine. Quanto manca ancora? 35 miglia e 35.000 curve. Credevo che soltanto i ricchi sfondati abitassero a Santa Barbara, non i manovratori di teleferiche. Era in errore. Che è? Cosa volete? Il signore A. Lucas. Voi chi siete? Il sergente Fitz e il maggiore Gatlin, progetto Blue Book. Non copro niente. Possiamo parlare un momento con lei? In casa sua? Beh, in casa c'è troppo disordine. Va fuori a meglio. Io non mi arruolo, intendiamoci. Non è di questo che volevate parlarmi, sono in congedo. No, di un fatto accaduto 2 settimane fa, l'ultima notte in cui era in servizio. Ma voi? Siete militari o polizia? Progetto Blue Book, indagini sugli avvistamenti di UFO. Ho capito, no. No, non ho niente da dire. Perché, signor Lucas? Perché non mi credereste. Mi prendereste per un balordo che dà i numeri. Era ubriaco quella notte? Ero sobrio come una monaca e lo ero da ben 6 mesi filati. Perché ha lasciato il lavoro? Se ve lo dico, non mi ridete dietro. Non lo faremo, signor Lucas. D'accordo. Faceva un freddo cane quella notte. Avrei dato un occhio per farmi un cicchetto, ma uno che fa lo sforzo di non bere per 6 mesi è un idiota se molla, no? Era già tardi. Il mio turno era quasi finito. Dovevo solo aspettare che arrivasse l'ultima cabina e rimandarla giù. A forza di correre mi sono trovato nella vecchia pista indiana. In quel buio era difficile seguirla. Ho fatto 2 capitomboli. Mi sono messo tutta la notte per arrivare in fondo. All'alba ero alla riserva e mi sono fermato a riprendere il fiato. E poi me ne sono andato a casa a piedi. E là mi sono riempito d'alcol. E non ho più smesso. Qualunque cosa abbia visto, non c'è più ora. Forse è il momento di ricominciare a mandare su e giù quelle cabine. La pianterò di bere, sa? Gliela assicuro, la pianterò presto. Io la ringrazio veramente molto.
Maggiore, sono io che la ringrazio. Per cosa, signor Lucas? Perché non mi ha riso dietro. Ha preso i valori medi stagionali dal tempo a Desert Springs? Sì, qui da qualche parte c'è la cartella dell'ufficio meteo. Bene, vediamo di ricapitolare. 6 persone dichiarano di averlo visto. Lo scrittore e il suo agente vogliono lucrarci sopra. Le 2 ragazze lavorano per l'agente. Il barista e il manovratore della teleferica sono certi di quello che hanno visto. E tutte queste storie combaciano. Ci sono poi da considerare i disegni tutti somiglianti. Sì, la somiglianza colpisce. È poco verosimile che si siano messi d'accordo. È un bel pezzetto che si cammina. Lei sa di preciso dove si trova la riserva indiana, maggiore? Lo chiediamo quando ci siamo. Se vuole lo chieda subito. Ci siamo. La mia tribù ha una leggenda. In caso contrario, che tribù indiana sarebbe? Comunque dice che molti anni fa, prima che venissero i bianchi, c'era una luce in cima alla montagna. Il mio popolo diceva che era il Grande Spirito. Questa storia se la sono passata di padre in figlio. E 2 settimane fa, lei ha visto una luce? Sì, per questo ho visto delle luci, proprio in cima alla montagna. Non ci sa dire com'erano? Se mi ricordo bene, erano rosse e bianche. Qualcuna si muoveva in fretta, mentre altre erano quasi fisse. Cosa potevano essere? Non ne ho idea, luci di un aereo, di un elicottero. Qualche volta allo chalet fanno una festa e mandano su dei palloncini colorati. Non so proprio dire cosa fossero. Certo, se tornassimo indietro di 2 secoli, non avremmo nessun dubbio. Sapremmo cos'è. Che cosa? La luce del Grande Spirito. Purtroppo è un po' tardi per fare una visita. Non importa, maggiore. Signor Carve? Salve. Prego, sedetemi. Grazie. Abbiamo i risultati del laboratorio. Bene, cosa dicono? L'indice di radioattività era dovuto a un minerale il cui deposito si trova presso lo chalet. Nella neve, nei campioni di terreno mostrano tracce di combustione. Quelle trovate sul tetto erano segni lasciati a suo tempo dai muratori. E la finestra rotta, la cabina della teleferica riverniciata. Per la finestra non sappiamo. Forse fu la pressione della neve sul tetto che agì sulle intelaiature. Nei posti in cui nevica molto accade. Le macchie di umidità sul pavimento le ha fatte il personale delle pulizie. Sono state prodotte da acqua bollente sulla cera delle piastrelle. La riverniciatura della cabina della teleferica è normale manutenzione. Quanto alle luci, alcuni indiani della riserva le hanno viste, ma non hanno fornito dettagli. Non hanno fornito dettagli. Per la finestra non sappiamo. Tutto vago. E poi che senso ha? Noi c'eravamo e l'abbiamo visto. Niente di ciò che ho visto sulla faccia della terra assomiglia a quella macchina. E da quella cabina l'abbiamo vista per 5 minuti buoni, non per pochi secondi soltanto. E ora venite a dirci che non c'è nessuna prova. Siate sinceri, voi pensate che siamo dei poco di buono che hanno inventato una balla? No, signor Kirby, non lo pensiamo affatto. Abbiamo passato ore e ore su questo caso, non me ne lamento. È il nostro lavoro trovare ad ogni costo prove che diano ragione ai testimoni. Ma tutto ciò che abbiamo nel vostro caso sono parole. Parole vostre e parole di altri. Vi diciamo cosa abbiamo trovato, non possiamo fare altro. Ma le prove che qualcosa è successo le avete? Sì, ma non sono concrete. Abbiamo anche accertato che a causa del vento, in questo periodo dell'anno, gli atterraggi e i piani di volo sono modificati nel locale aeroporto. Aviogetti ad alto potenziale sono stati dirottati verso la montagna quella notte. C'è inoltre un elicottero della polizia che fa voli di pattugliamento notturno intorno allo chalet. Non è da escludere che fosse questa la fonte delle luci. Ciononostante, vareremo il nostro film. No, non lo vareremo. Da qualche giorno ho parecchi ripensamenti. La faccenda non mi attira. E perché mai? Tu prendi un sacco di soldi per la sceneggiatura. Non è per i soldi. Io e te, Dave, abbiamo visto un UFO. E io volevo farne un film. Perché una tale esperienza va raccontata. E invece quei fessi della produzione vogliono le donnette verdi in bikini che escono dal disco volante. Pazienza. Se non ti piacciono verdi, fagliele blu. No, Dave, o mi è concesso di scrivere ciò che voglio io o mando tutto al diavolo. Un giorno o l'altro, comunque, questa storia la scrivo così com'è andata. E nessuna produzione te la comprerà, perché è un documentario senza finale. Un finale veramente c'è. Quale? Me lo dica. Noi lo cataloghiamo come caso inspiegato. Che vuol dire? Che non possiamo dimostrare che lei ha visto, ma neanche che non ha visto. Però la cosa cambia di poco. Perciò io spero che lei faccia il suo film e che lei lo scriva. Grazie, maggiore. E se lo facciamo, ci date una mano voi come consulenti tecnici?
Che panorama. Migliaia di gemme multicolori che brillano in uno scrigno di velluto nero. Ma come, non sapeva che io ero chiamato il Virgilio di Six Miles?